Stavo leggendo degli annunci di lavoro questa mattina, perché sono una persona curiosa, ed ecco che cosa mi piace degli annunci di lavoro. Vi faccio una domanda. Voi pensate che i perditempo siano davvero dissuasi dalla scritta no perditempo? Loro hanno tempo e non lo vogliono. Perché mai dovrebbero cercare lavoro? E anche se fosse, mettiamo, quanto tempo devo avere per decidere di perderlo in un modo così sofisticato? Che mi metto a cercare, sfoglio tra gli annunci, trovo il lavoro adatto che fa per me. A questo punto, non lo voglio. Non voglio impiegare il tempo che ho deciso di perdere. Sono una persona seria. E in ogni caso, addetti al volantinaggio full time. Questo è il lavoro per cui è richiesta tanta concentrazione, che voi persone solo 100% motivate. A me sembra che l'intero concetto del volantinaggio sia fondato su una reciproca e condivisa voglia di perdere tempo. Ma lo capisco, bisogna fare lavori che non si ha voglia di fare, perché la recessione, perché la disoccupazione. Ecco cosa mi piace della disoccupazione. Il modo in cui si collezionano gli assegni di disoccupazione. Perché tu puoi ricevere l'assegno di disoccupazione solo se vieni licenziato. Essere disoccupato non è abbastanza. Devi avere il lavoro e perderlo. Devi rovinarti con le tue mani. Se non mandi tu le cose a puttane, nessuno lo farà per te. Noi possiamo darti una mano, portarti a comprare la tequila, ma tu ti devi presentare ubriaco, in ritardo, molestare i tuoi colleghi. Se farai questo, al lavoro compiuto, noi ti promettiamo, verrai ricompensato. E non mi piace lavorare. Non piace lavorare sotto un capo, perché ho notato, qualsiasi lavoro scegli, prima o poi qualcuno verrà e avrà qualcosa da ridire sul tuo taglio di capelli. Sono troppo lunghi. Ok, li taglio. E dopo quest'altro problema, sono troppo corti. E ho quel periodo di assestamento di 2 settimane in cui non sono nessuno. Terribile. A chi piace? Ecco cosa invece è bello del tagliare i capelli. Che tu sfidi lo spirito di osservazione dei tuoi amici. C'è sempre questo Sherlock che non riesce a credere ai suoi occhi. Che hai fatto? Hai tagliato i capelli? Niente sfugge alla vista di questo falco. E mi sento un po' male per lui, perché significa che il suo cervello ha appena avuto la corretta, giusta informazione dagli occhi e ancora non riesce a prendere una decisione. Tu che dici? Che ha fatto? Ha tagliato i capelli? Ci sono persone che non notano mai il taglio di capelli, lo capisco. Ci sono persone che lo notano dove il taglio non c'è stato. E quelle sono ancora peggio. Io ho sempre questa amica sicura e decisa che viene da me e mi fa: tu hai tagliato i capelli? No, ho solo fatto la doccia. Quanto è umiliante rispondere in questo modo. Tu riesci a vedere nei suoi occhi, lo vedi, lo leggi nella sua espressione. Chi sei veramente? E di cos'altro si parla in questo paese? Si parla di sicurezza. Sicurezza, siamo al sicuro? Siamo in pericolo? Non lo so. Personalmente parlando, se volete la mia opinione, in tema di sicurezza personale, la prima cosa che mi viene in mente sono gli ascensori. E in particolar modo mi sto riferendo a quelli nella gabbia di ferro, la doppia anta tipo saloon, la cassetta dei gettoni, gli ingranaggi bene in vista, guardare quel cavo attorcigliarsi rumorosamente su una puleggia arrugginita non è proprio la mia idea di sicurezza. E non mi piace essere in compagnia sull'ascensore, troppa zavorra, preferisco essere da solo. Al massimo capisco la compagnia della vecchia del piano di sopra, è magra, non pesa molto, è al sicuro, se non ha il carrettino della spesa. Se la vedo col carrettino della spesa, ups, non ti ho visto, vediamo. Non sai che cosa ci nascondono lì dentro. L'ultima volta eravamo insieme nell'ascensore e al 7° piano inizia a rallentare. È presente quando questi ascensori vecchi rallentano terribilmente? E guardo la targhetta dei chilogrammi, guardo il suo carrettino. La targhetta e il carrettino. Signora, che cosa c'è lì dentro? 17 casse d'acqua per la riserva estiva. E mi piace pensare che se io mi trovo nell'ascensore e l'ascensore sta precipitando, tipo sono al 9° piano, io sono giovane, ho i riflessi pronti. Gli ultimi 20 centimetri faccio un saltino. Ovviamente la vecchia non ce la farebbe, non ha i riflessi pronti, si spiace contro il soffitto, ma io avrei abbastanza acqua per aspettare i soccorsi. Grazie mille.